Parliamo di metabolismo. Per metabolismo si intende una serie di reazioni fisiologiche che permettono al nostro organismo di svolgere i corretti processi vitali. Parliamo a volte di metabolismo più rallentato, il cosiddetto metabolismo lento, che in parole povere altro non è che appunto zuccheri e grassi bruciati più lentamente. E allora oggi voglio proprio parlare delle 10 regole fondamentali per accelerare questo metabolismo. La prima regola fondamentale è riposare bene, dormire correttamente, perché dormire poco stimola la produzione dell'ormone cortisolo, che a sua volta stimola la fame. Per cui dormire 7-8 ore per notte è in realtà la cosa più corretta. La seconda regola è bere molta acqua, ovvero detossificarsi e depurare il fegato. Parliamo adesso di altre regole che possono essere più o meno importanti nella nutrizione, però io generalmente consiglio di mangiare piccante, il cibo piccante aumenta del 25% addirittura il metabolismo ad ogni singolo pasto, quindi il peperoncino e addirittura la caffeina. 2-3 caffè al giorno in soggetti chiaramente sani possono stimolare l'aumento del metabolismo. Un'altra regola fondamentale è mangiare le proteine a pranzo, soprattutto perché le proteine aumentano dell'1,5% la combustione calorica dell'organismo. Quindi al nostro organismo costa molto di più bruciare le proteine piuttosto che i carboidrati. Una recente scoperta ci anticipa appunto l'altra regola fondamentale che è consumare i carboidrati a cena. Questa scoperta è stata fatta dall'Università di Gerusalemme proprio lo scorso anno, uno studio di 6 mesi su circa un centinaio di persone. Che appunto per un semestre hanno mangiato proteine a pranzo e carboidrati a cena, constatando poi alla fine una diminuzione del peso maggiore rispetto al gruppo che aveva invece mangiato le sole proteine sia a pranzo che a cena. Un'altra regola è assumere dalle 2 alle 3 tazze di tè verde, perché il principio attivo, il famoso antiossidante, l'epigallocatechin gallato contenuto nel tè verde, stimola appunto l'aumento, l'accelerazione del metabolismo. Cosa fondamentale che penso noi tutti sappiamo è consumare 5 pasti al giorno. Io addirittura francamente ne propongo generalmente 6, dai 5 ai 6 pasti, perché è stato appunto scoperto che mangiare più volte in una giornata rispetto ai 2-3 pasti canonici aumenta il metabolismo perché l'organismo è costretto a bruciare di più. L'ottava regola è aumentare la massa magra. Aumentare la massa magra chiaramente con lo sport. Per massa magra intendiamo tessuto muscolare, osso e acqua. In questo caso possiamo appunto aumentare il tessuto muscolare facendo uno sport moderato. L'aumento dello sport non solo aumenta il metabolismo basale, ma aumentando la massa muscolare, tenendo presente che il muscolo brucia anche non sotto sforzo, aumentiamo il dispendio calorico giornaliero, fisiologico. Evitiamo anche lo zucchero bianco, la nona regola è appunto evitare lo zucchero raffinato. Lo zucchero bianco in realtà diminuisce parecchio il metabolismo sballando i livelli dell'ormone insulina e glucagone. La decima regola è fare sempre una corretta colazione ogni mattina. Questo è stato uno studio condotto dall'Università del Maryland Research Institute, che su 2.400 ragazze, studio svolto in 10 anni fra l'altro, su 2.400 ragazze ha notato appunto che il gruppo che faceva colazione al mattino dopo 10 anni era molto più magro rispetto al gruppo che saltava completamente la prima colazione.